superare la crisi con nuove idee imprenditoriali. Si è svolto il 19 ottobre al Centro Incontri della Regione Piemonte un convegno su questo tema organizzato dalla Consulta Femminile. Hanno partecipato il consigliere segretario Gianfranco Novero, delegato ai rapporti dell'Assemblea regionale con la Consulta, l'assessore al lavoro Claudia Porchietto e 7 imprenditori del Piemonte che hanno raccontato la propria esperienza di lavoro. Ha condotto i lavori Maria Agnese Vercellotti Moffa, presidente della Consulta. Ho aperto la mia casa editrice, Nadia Camandoni di Torre, specializzata in arte, artigianato, musica e fantasy, 7 anni fa, grazie anche all'aiuto dei servizi offerti dalle istituzioni. E, l'attività prosegue ovviamente con gli alti e bassi e le difficoltà inevitabili in un'impresa di questo tipo, ma quello che voglio suggerire ai giovani che vogliono aprire una loro attività è quello di tenere saldo l'obiettivo che vogliono raggiungere con umiltà, con determinazione e soprattutto molta flessibilità e voglia di mettersi in gioco. Nel 2000 sono tornato in azienda agricola con i miei genitori e i miei fratelli per cercare di innovare l'azienda agricola che fino ad allora era dedita solo alla coltivazione e all'allevamento del bestiame, cercando di trasformare e valorizzare soprattutto il peperone di Carmagnola e in questo modo qua renderlo disponibile tutto l'anno, ed è stata un'idea che negli anni ha funzionato e attualmente abbiamo raggiunto una bella quantità di prodotto lavorato e che viene venduto in tutto il nord Italia.